Al villaggio per la terra si impara giocando. L'economia green in 5 mosse. Rifiuti, le rotte della plastica a un anno dallo stop cinese. Una rivisitazione del gioco dell'oca in formato gigante 4 metri per 3, con enormi dadi e pedine. Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati ha rinnovato anche quest'anno la sua presenza al Villaggio per la Terra a Roma dal 25 al 29 aprile con l'allestimento del gioco dell'olio. Non c'è soluzione migliore dal nostro punto di vista che avvicinare i bimbi a problematiche ambientali o qualsiasi tipo, insomma, di educazione attraverso il gioco. Noi proponiamo per esempio il gioco dell'olio, che è il format del gioco dell'oca, al quale penso abbiamo giocato tutti da bambini, e i bambini si trovano a dover rispondere a delle domande molto semplici e sull'olio, ma anche sugli altri rifiuti, quindi la carta, la plastica, il vetro, insomma una educazione ambientale in senso globale. Non solo, nello stand del consorzio i ragazzi potranno sfidarsi al videogioco o il Buster Reloaded. Attraverso un tablet guideranno l'avatar Olius nella raccolta della maggiore quantità possibile di olio, evitando che le gocce cadano in mare. È importante fare educazione dai più piccoli, perché noi trattiamo un rifiuto di nicchia, un rifiuto pericoloso, l'olio lubrificante usato, e per forza di cose vogliamo approcciarci ai bimbi, perché poi un domani da grandi, da adulti, sapranno esattamente cosa fare. Sapere che un rifiuto pericoloso non deve essere gettato nell'ambiente, perché è un grandissimo inquinante, ma può essere raccolto, rigenerato e rimesso a nuova vita. Riduzione dei consumi energetici e rinnovabili, riutilizzo e riciclo di rifiuti, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. Insieme possono attivare 190 miliardi di investimenti, creando 800.000 nuovi posti di lavoro al 2025, secondo una ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. A un anno dallo stop cinese alle importazioni di rifiuti, il sistema occidentale rischia il collasso. In Italia un rifiuto di plastica su due era destinato proprio al mercato cinese, e ora la plastica che buttiamo via finisce in Malesia, Vietnam o Thailandia, dove le leggi ambientali sono più blande e i sistemi di recupero e riciclo inadeguati. Lo denuncia Greenpeace in un nuovo rapporto. Elettrici, ibridi a metano GPL. I veicoli ad alimentazione alternativa in Italia rappresentano l'8,6% del parco circolante. La regione Marche registra la percentuale maggiore, seguita da Emilia-Romagna, Umbria e Veneto. È quanto emerge da un'elaborazione su dati ACI dell'osservatorio Autopromotech.